Grazie, vice sindaco, grazie Laura, grazie a tutti voi. Ci siamo, quindi oggi è la conferenza stampa, come diceva poco fa Laura Castelletti, di presentazione del festival nella sua completezza. Vedete anche dalla mole dei materiali che avete a disposizione che si tratta di un programma piuttosto corposo e cospicuo. E anche io voglio ringraziare tutti coloro che hanno deciso di accettare questa sfida. Perché li voglio ringraziare in modo particolare? Perché, come sempre accade nelle prime edizioni, i tempi non sono mai quelli che sarebbero necessari, e quindi accogliere una sfida, diciamo, a ridosso dell'organizzazione di un evento di questa portata ha comportato, anche dal punto di vista di chi ha voluto collaborare, anche uno sforzo organizzativo importante. Quindi veramente io vi ringrazio di cuore per tutto quello che avete fatto, perché le tantissime iniziative che vedrete riassunte ciascuna con una scheda all'interno della cartella aggiungono un ulteriore livello di qualità e raggiungono un pubblico diffuso, quindi ci permettono veramente di essere, per quei giorni che vanno dal 7 al 12 e poi per tutta la durata delle mostre che avremo la fortuna di ospitare, effettivamente un centro di riflessione sui temi della cultura contemporanea. Vedremo fra poco, e lo vedrete anche in cartella, ci sono, come in ogni festival che si rispetti, anche dei momenti di incontro con i grandi fotografi contemporanei, sia di livello nazionale che internazionale. Stiamo aspettando in queste ore la conferma della data di arrivo di Stephen Curry, che sarà ovviamente a Brescia per un seminario e un momento di incontro con il pubblico, non sappiamo ancora quando. Avremo altri due grandi fotografi Magnum che verranno a Brescia nei giorni del festival, stiamo aspettando di sapere esattamente quando, quindi lo annunceremo fra qualche giorno. Ecco, si sta animando passo dopo passo. Diceva la vice sindaco che qualche giorno fa abbiamo cominciato con il lancio della mostra McCurry, l'abbiamo fatto a Milano, l'abbiamo fatto in una piccola biblioteca civica, proprio perché il tema della mostra, come sapete, è leggere. La mostra è stata presentata da Liba Giacchetti, che è la curatrice del progetto, e come diceva Laura Castelletti, sappiamo che è una prima mondiale, perché in questa mostra non esiste, esiste solo un libro che raccoglie una parte delle fotografie che McCurry ha dedicato alla lettura. McCurry si è sempre divertito a fotografare gente che legge, è una sua collezione personale. Altri fotografi, come per esempio Mimì Deschamps, ha fotografato gente che dorme tutta la sua vita, e lui ha fotografato gente che legge. Solo che questa collezione di foto magnifiche, che sono poi un omaggio a Cartes, sono quindi a uno dei suoi grandi maestri, a un certo punto sono diventato un libro che ho avuto la fortuna di avere fra le mani qualche mese fa, e che mi ha dato l'idea, e sono contento di rivendicarla, di trasformarlo in una mostra. Quindi ho contattato l'agenzia che si occupa di McCurry e abbiamo con lui costruito questa follia. Quindi una follia che per la prima volta diventa una mostra, un racconto per immagini all'interno di uno spazio espositivo. Quindi questa sarà l'anteprima, avete il comunicato dedicato, sono ben 70 immagini fotografiche sulla lettura, saranno allestite da Pia Portazzi, che è lo scenografo che in questi anni ha accompagnato Steve McCurry in tutte le sue principali esposizioni. Insomma, saranno evidentemente anche presentate in una maniera un po' particolare, che non posso svelare perché ci stiamo, sarà un po' una sorpresa, un modo un po' diverso di presentare l'immagine fotografica. Però abbiamo anche immaginato una seconda sezione, quindi ci sarà una grande mostra dedicata a leggere, ma poi ci sarà anche una piccola sezione in cui abbiamo voluto presentare, visto che è una mostra sulla lettura, i cataloghi, libri realizzati da McCurry in questi anni, anche quelli rarissimi, anche quelli introvabili, li abbiamo raccolti con lui, e abbiamo voluto esporre accanto a ciascun catalogo la foto che è stata scelta per la copertina in originale. Quindi ci sarà appunto la mostra, e poi ci sarà una sezione che racconta la storia fotografica di Steve McCurry, corna attraverso i suoi libri, ma attraverso le foto originali scelte
per le copertine, che come sapete poi sono quelle foto mitiche che tutti conosciamo. In questa sezione sarà presentato anche un film documentario sulla vita artistica del fotografo americano, e ci tengo a sottolineare che la mostra di McCarry, così come le iniziative realizzate in collaborazione con Magnum Photo, sono state patrocinate dal Consolato Generale degli Stati Uniti in Italia, quindi hanno avuto il patrocinio ufficiale della diplomazia americana come mostre ambasciatrici degli Stati Uniti nel nostro paese e nel mondo. Quindi insomma, siamo particolarmente contenti di questo riconoscimento. Le due mostre, allora, qui vedete più o meno il calendario così come lo ha presentato poco fa il nostro vice sindaco, poi ovviamente Renato andrà nel dettaglio su tutto quello che è tantissimo che si svolgerà al MOCA. Abbiamo parlato grazie di McCarry, e adesso volevo soffermarmi un attimo con voi su Magnum First, ne abbiamo già accennato l'ultima volta, è la grande mostra che Magnum realizzò negli anni 50, siamo a metà degli anni 50, proprio a ridosso della sua costituzione, pochi anni dopo. È una mostra di reportage, è una mostra che, come vedete, coinvolgeva 5 fotografi importanti. Sono scatti che vanno più o meno dal 48 al 54, per darvi un'idea. Sono a volte anche scatti emblematici, sono per esempio tutti gli scatti per la prima volta insieme che Cartier-Bresson realizzò per la morte di Gandhi. E sono 83 fotografie tutte vintage. Quindi, e perché sono tutte vintage? Perché furono dimenticate in un deposito in Austria, dopo che questa mostra fece il giro di 4 città austriache, e furono ritrovate solo all'inizio degli anni 2000. Completamente restaurate, presentate mai in Italia, abbiamo raccolto la sfida di visitarle per la prima volta nel nostro paese. Quindi per tutti gli appassionati di fotografia è un momento piuttosto unico, se non emblematico, per vedere dal vivo in originale, con le stampe vintage realizzate dai fotografi stessi e curate dai fotografi stessi, questo importantissimo viaggio nel passato. Non è l'unica mostra Magnum, l'altra mostra Magnum si intitola La Maria Qua. In questo caso abbiamo radunato il reportage di 19 fotografi Magnum, ma quali reportage? Quelli che li hanno resi celebri, quelli che hanno permesso di fare quel click che ha permesso al fotografo stesso di affermarsi, di diventare poi riconoscibile anche dal punto di vista della sua cifra estetica e artistica, per certi versi, perché come sapete i fotografi Magnum non sono mai solo fotoreporter, quindi cercano anche di aggiungere evidentemente un valore aggiunto a quello che fanno. E in questo caso abbiamo veramente scelto cose un po' speciali, che saranno presentate sia in stampe originali e in alcuni casi anche tramite delle proiezioni, perché volevamo che anche la voce del fotografo fosse una possibilità di confronto con il pubblico. A questo proposito, al Cinema Eden abbiamo organizzato, come consueto, una rassegna che presenterà per ben 5 serate un confronto fra i fotografi italiani, in qualche modo i grandi fotografi italiani e i grandi fotografi internazionali. La rassegna partirà l'8 marzo durante il festival e finirà l'8 luglio. Avete poi un comunicato espressamente dedicato a questa iniziativa che presenta non solo fotografi, ma fotografi che hanno realizzato un servizio in particolare. Ovviamente ci sarà un documentario dedicato a McCarry sulle Torri Gemelle, ma ci sarà anche un film dedicato a Valerio Gardin. Quindi abbiamo veramente voluto costruire delle serate speciali e in qualche modo specifiche, che diventano anche dei ritratti di momenti particolari o di grandi personaggi.
Prima di passare la parola a Renato, volevo e poi anche agli amici che hanno voluto condividere il percorso con noi, spendere un attimo sulla quella che abbiamo chiamato la notte bianca della fotografia, perché abbiamo deciso che sabato 11, insomma, i musei saranno aperti fino a mezzanotte, così come gli spazi alla Moca e al MAPO, e abbiamo invitato coloro che partecipano al progetto a fare altrettanto, perché saremmo veramente felici di poter contare su una bella serata corale. La nostra città ci ha abituati a momenti emblematici come questi, che sia la festa della musica, che sia la giornata, la notte bianca dei musei, insomma, ma momenti in cui lo stare insieme diventa anche particolare, un po' speciale oltre gli orari consueti, e lo abbiamo voluto fare anche in questa occasione. Avete in questo caso nel comunicato generale con le specifiche degli eventi e delle date, così come poi avete anche le specifiche tecniche di tutti gli incontri con i fotografi e due di